Presidente a favore di Nello Musumeci come candidato alla presidenza della Regione Sicilia e sollecita per il 15, entro il 15 di questo mese, tutto il centrodestra, a partire da Forza Italia, a incontrarsi e a valutare se questa ottima candidatura è la candidatura di tutti o a fare altre proposte, se ne hanno. Quello che non si può fare è A, andare divisi, B, tirarla per le lunghe. Ma me lo auguro io e se lo augurano i siciliani che vogliono davvero cambiare e che non vogliono ripetere lo stesso errore di 5 anni fa, quando sono rimasti attoniti spettatori di una spaccatura della coalizione che poi ha aperto la strada ad un governatore impresentabile come Rosario Crocetta. Noi stiamo lavorando per costruire la coalizione, avremmo voluto farlo con le primarie, ma i fatti sono noti, non tutti hanno all'ultimo condiviso e stiamo andando avanti, siamo riusciti a trovare l'intesa con almeno 4-5 sigle. Forza Italia è una parte importante del centrodestra, è il partito di maggiore consistenza numerica e quindi abbiamo tutto il piacere di poter condividere anche con Forza Italia questo percorso comune al di là del disimpegno del 27 marzo. Noi siamo qui a chiedere a tutte le autorità di non fermarsi nelle indagini nei confronti dei trafficanti di uomini, degli scafisti, di coloro che portano come fosse merce la carne umana. Certo, c'è bisogno anche di capire se alcune ONG sono in attività lecite o illecite, se anziché limitarsi a rispettare la legge del mare sacrosanta, stimolano o addirittura si accordano per portare il numero maggiore possibile di immigrati in Italia, dove poi vengono abbandonati